Eccoci qui per questo importante incontro di Quidditch fra Serpe Verde e Grifondoro! Sono momenti di grande tensione! Serpe Verde sta vincendo per 60-0, grazie soprattutto alle scope più veloci presenti in circolazione! Siamo nelle tue mani, Harry! Catturare il boccino è la nostra unica speranza di vittoria! Devi battere Malfoy! Non riesco a liberarmi di questo bolide! Cosa sta succedendo? Tutto bene, sfregiato? Qualcuno ha manomesso questo bolide. Ecco il boccino d'oro! Ecco Malfoy! E Potter lo insegue! Scattano l'inseguimento del boccino che si dirige verso le tribune! Incredibile! Li ho persi di vista! Grifondoro ha vinto la partita! Attento, Harry! Il braccio di Harry pendeva inerte, formando un angolo innaturale, ma nella mano stringeva il boccino. Ah ah, abbiamo vinto! Allock disse a Harry di stendersi, cercando di curare il suo braccio con un incantesimo. Harry avvertì una sensazione sgradevole che partiva dalla spalla e si diffondeva nel braccio, fino alla punta delle dita. Il braccio non gli doleva più, ma nemmeno dava segno di essere ancora un braccio. Ah, sì! A volte può succedere. Perciò, Harry, vai su in infermeria. Madame Chips sarà in grado di rimetterti un po' in sesto. Un attimo dopo, Silente e la professoressa McGranite entrarono indietreggiando nella stanza, reggendo quella che sembrava essere una statua. Insieme la depositarono su un letto. Significa che la Camera dei Segreti è stata davvero di nuovo aperta. Hermione sussurrò a Harry che era giunto il momento di mettere insieme gli ingredienti necessari per la pozione polisucco. Appena il tuo braccio starà meglio, credo che dovrai andare a Diagonale. Verso la metà dell'anno, Harry era tornato in perfetta forma e, seguendo il consiglio di Hermione, prese il treno per Londra. Harry incontrò Hagrid a Diagonale. Thank you.
Vai a procurarti ciò di cui hai bisogno, Harry. Io vado al pub a trovare dei vecchi amici. Ci vediamo qui fra un po'. Sono in vacanza, torno l'anno prossimo. Spiacenti, siamo ancora chiusi a causa dell'esplosione di un calderone difettoso. Sono andata a osservare gli uccelli migratori in Scozia. Siamo chiusi a causa di una rapina alla luce del giorno. Saremo di ritorno alle 7 in punto. Harry, ho trovato il luogo perfetto per preparare la pozione polisucco. Il bagno di Mirtilla malcontenta nel castello superiore. È un posto sicuro, non ci va mai nessuno. Vieni non appena avrai trovato tutti gli ingredienti. Firmato Hermione. Ci scusiamo con la gentile clientela per la chiusura temporanea. Stiamo ancora riordinando dopo l'ultima visita di Gilderoy Hallock. Sono alla ricerca di un incantesimo perduto. Sarò di ritorno più tardi. Che bei paraorecchi, Potter! Li ha fatti la tua mamma apposta per te? Oh, scusa! Dimenticavo che non hai una mamma. Malfoy, sei divertente quasi quanto Gazza. Adesso levati di mezzo. Bene, Quattr'occhi. Ah, dimenticavo. Ho lasciato una bella sorpresa per te in questo negozio. Buon divertimento. Siamo chiusi per la festività di San Galeone. Oh! Sei proprio un giovanotto adorabile! Non esagerare, ragazzo! La mia riserva di complimenti si è esaurita! Adesso vattene! Aiutami, ti prego! Qualcuno ha liberato un gruppo di folletti nel mio negozio! Stanno sfasciando tutto! Se riuscirai a fermarli prima che distruggano il negozio, ti darò tutto ciò di cui hai bisogno! Capello! Di cuore. Come posso ripagarti? Avete qualche sanguisuga? Tieni, e grazie per il prezioso aiuto. Benvenuto al serraglio stregato. Non si respira un clima molto natalizio. Così va meglio? Posso aiutarti? Vorrei un po' di mosche crisopa, per favore. In realtà ho ancora un po' di mosche crisopa, ma sono troppo veloci per me. Non riesco a prenderle. Si nascondono in una di quelle scatole. Se riesci a catturarne 5, ti permetterò di tenerle. Dovrai catturare tutte le mosche prima dello scadere del tempo. Thank you.
Ottimo lavoro! Hai catturato tutte le mosche. Non credo che sentirò la loro mancanza. Adesso vai! Tutto ciò che ti serve, è meglio che torniamo a Hogwarts. Bravo! Sei riuscita a portarmi tutti gli ingredienti che ti avevo chiesto. Sei riuscita a trovare la polvere di corno di bicorno? Sì, ma per averla, la notte scorsa sono stata costretta a intrufolarmi nell'ufficio di Piton. Io non mi azzarderei mai a entrare nell'ufficio di Piton. Soprattutto di notte. Ecco l'erba fondente e la centinodia. Ed ecco la pelle di girilacco, le mosche crisope e le sanguisughe. Fra quanto sarà pronta la pozione polisucco? Temo che ci manchino ancora degli ingredienti. Qualche pezzetto di Tiger e Goyle. Io mi sono già procurata un capello di Millicent Bulstrode. Non starai dicendo che dobbiamo trasformarci in Tiger, Goyle e Millicent Bulstrode? Beh, Tiger e Goyle in particolare sono amici fidati di Malfoy. Sicuramente a loro racconterà tutto. Vogliamo scoprire se Malfoy è l'erede di Serpeverde, no? Certo, spero solo che alla fine l'effetto della pozione polisucco svanisca. Certo che svanirà. Ron, dopo pranzo dovrai cercare di strappare qualche capello a Tiger e a Goyle. Dopo essersi rimpinciati schiacciano sempre un pisolino. Ho un brutto presentimento. Andiamo, Ron. Lasciamo che Hermione prepari la pozione. Non sarà facile preparare correttamente questa pozione. Questo è il bagno delle ragazze. Tu non sei una ragazza. Fuori di qui. In questo posto la vita non mi ha dato che infelicità. E ora mi vogliono rovinare anche la morte. Hogwarts è come un labirinto. Ti suggerisco di seguire il tappeto se vuoi ritrovare la strada per la sala di ritrovo. Adesso mi conviene procurarmi un capello di Tiger e Goyle. Buona fortuna. Ci vediamo più tardi nella sala di ritrovo. Adalbert Incant.
Wingardium Leviosa. Cassandra Wablatsky. Giocunda Sykes.
vieni da me, ti ucciderò. Ucciderò. Harry, Tiger, Goyle e Malfoy sono nella sala grande. Si sono iscritti al club dei duellanti. Chissà chi è l'istruttore. Speriamo che non sia Allock. Ne ho già avuto abbastanza di lui.